Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao a tutti, in questa breve serie di vari episodi discuterò rapidamente di computer grafica, print e web e gestione digitale del colore. Una breve sintesi teorica circa elementi di grafica e stampa e web contesti del 2002 che provvederò a sintetizzare. Per alcune parti, relativi in particolar modo alla parte hardware, potrebbero risultare non più moderni, ma sicuramente, per la parte teorica della gestione del colore, le sintesi risulteranno ancora pienamente utili ed aggiornate a tutti quelli che non sono operatori grafici. Un saluto, ciao! La definizione del colore. Viviamo contemporaneamente in due mondi profondamente diversi tra loro. Uno è il mondo fisico, l'altro è il mondo della percezione. Le grandezze fisiche sono oggettive, descrivibili e misurabili con precisione, ad esempio la temperatura. Le percezioni sono individuali, non precisamente descrivibili, non misurabili. Una informazione relativa al mondo fisico costituisce uno stimolo che perviene agli organi di senso. Questi producono una risposta che viene trasmessa al cervello, dove si verifica la percezione dello stimolo. Percezione, quindi, associata con i dati e all'esperienza e alla memoria e alla cultura presente nel cervello. Ciò determina una sensazione. In particolare, la percezione del colore sia quando la luce colpisce direttamente o indirettamente il nostro occhio e attraverso il nervo ottico arriva al cervello, dove avviene la percezione. Perché avvenga la percezione del colore è quindi necessaria una sorgente luminosa, eventualmente un oggetto e un osservatore. Si noti anche la differenza che esiste tra, ad esempio, tra colore, percezione del colore, e coloranti, intese come sostanze coloranti. Allora, lo studio del colore compete sia alla fisica quanto alla psicologia in termini di percezioni. Il rapporto tra grandezza fisica oggettiva e percezione soggettiva è studiato dalla psicofisica. La parte della psicofisica che si occupa del colore è la colorimetria, il cui scopo è la costruzione di modelli matematici che descrivono il rapporto tra stimolo luminoso e percezione del colore. Lo stimolo luminoso è trasmesso al cervello dall'apparato visivo umano, occhio, retina, nervo ottico, che è argomento di studio della fisiologia e della neurofisiologia. Per iniziare, utilizziamo una serie di termini che descrivono il colore rimanendo nel campo psicologico, utilizzando nomi e aggettivi dal significato intuitivo. Ci sono attributi psicologici del colore assoluti, cioè che valgono per le luci e gli oggetti, e attributi relativi, cioè che valgono solo per oggetti con riferimento ad un corpo bianco. Quegli assoluti sono la tinta, la brillanza e la pienezza. Quelli relativi sono la chiarezza, croma e la saturazione. La tinta è la caratteristica del colore che si indica con i nomi rosso, giallo, verde, blu, viola, arancio e così via. La tinta si può giudicare sia per luci che per oggetti. Così, nell'osservare la luce di stop di un semaforo o il colore di un pomodoro maturo, percepiamo una tinta rossa. Brillanza e chiarezza. La brillanza, luci e oggetti, in inglese brightness, si riferisce alla misura in cui un'area appare luminosa. Osservando la luce di una lampadina verde da 10 watt percepiamo un certo grado di luminosità, che potremmo esprimere dicendo che è un verde fioco o debole. Se la lampadina è di 100 watt percepiamo una brillanza maggiore, diciamo che il verde è più luminoso. Pienezza, croma e saturazione. La pienezza descrive la quantità assoluta di parte cromatica percepita, cioè l'intensità con cui emerge la tinta.
se varia il livello di illuminazione a cui un osservatore è adattato, varia non solo la brillanza di un oggetto, ma anche la sua pienezza. Un vestito rosso ha forte pienezza alla luce del sole, minor pienezza in un giorno nuvoloso, meno ancora di sera o alla luce di una luce lunare. La croma è la pienezza del colore di un'area in relazione alla luminosità di un oggetto similmente illuminato che appare bianco o molto trasmittente nel caso di oggetti trasparenti. Quindi, anche se il vestito rosso di sera ha minor pienezza, l'hanno anche i bianchi nella stessa situazione, e ciò permette all'osservatore di attribuire la ridotta pienezza al ridotto livello di illuminazione e non all'oggetto stesso, che ha una croma costante. Più importante della pienezza è la saturazione, sia luci che oggetti, in inglese si dice saturation, che descrive la pienezza di un'area in proporzione alla luminosità del colore dell'oggetto stesso, prodotto dalla parte cromatica e dalla parte acromatica. Un pezzo di carta rossa in una camera oscura è illuminato da due fasci uguali di luce bianca che si sovrappongono. Se spegniamo un fascio di luce, la pienezza diminuisce, cioè, in assoluto, percepiamo meno tinta rossa. La saturazione invece rimane la stessa, perché non cambia il rapporto tra quantità di rosso e quantità totale di colore rosso più bianco. La saturazione si descrive nel linguaggio comune con gli aggettivi vivo, pieno, carico o, al contrario, smorto, pallido, pastello. Lo stimolo fisico che causa la percezione del colore può essere descritto con precisione. Oggi sappiamo che la luce è un particolare tipo di energia elettromagnetica, la quale si trasmette mediante radiazioni che hanno caratteristiche ondulatorie ma anche corpuscolari. Questo elemento è meno interessante per quanto riguarda la trasmissione del colore. L'apparato visivo umano risponde, tra tutte le varie radiazioni elettromagnetiche, solo a quelle la cui lunghezza d'onda sono comprese tra i 380 e i 780 nanometri. Questi limiti variano da persona a persona, ma in linea generale vale questa, più o meno questa misurazione. Queste radiazioni prendono il nome di luce visibile. L'occhio umano quindi non percepisce le radiazioni inferiori a 380 nanometri, ultravioletti, raggi X, raggi gamma, né quelli superiori a 780 nanometri, infrarossi, microonde e onde radio. Per adesso si è parlato del colore delle luci, ma come sappiamo gli oggetti hanno un colore. In realtà un oggetto ha un colore solo se è illuminato da un illuminante. In questo caso l'oggetto riflette o fa passare una parte della luce che lo colpisce. La luce che lo colpisce in un oggetto viene detta luce riflessa, riflettanza. Oggetti opachi e traslucidi. In parte trasmessa, trasmittanza. Oggetti trasparenti e traslucidi. In parte assorbita. Dal punto di vista del colore, l'effetto di uno oggetto sulla luce viene descritto dalla sua curva di riflettanza spettrale per oggetti opachi traslucidi o curva di trasmittanza spettrale per gli oggetti trasparenti e traslucidi. Queste curve indicano la percentuale di luce riflessa dal materiale ad ogni lunghezza d'onda. Il colore di un oggetto quindi dipende dalla luce che lo illumina. Il primo modello colorimetrico fu del 1931, CIE 1931. Il diagramma a ferro di cavallo rappresenta tutti e soli i colori che l'occhio umano può vedere, prescindendo dalla brillanza. La creazione di colori avviene in modalità additiva. Il colore è rappresentato da un punto all'interno o sul bordo dell'area a ferro di cavallo. L'intera area è compresa da un sistema di coordinate cartesiane XY che assumono valori da 0 a 1. Non tutte le coppie di coordinate in questo intervallo corrisponde un colore,
ma ad ogni colore corrisponde sempre una coppia di coordinate. Una sua evoluzione fu il diagramma LAB CE1976. Gli specialisti del colore si erano resi conto che il diagramma di cromaticità XY del 1931 aveva delle utili proprietà per certi scopi, ma mancava di una importante e desiderabile caratteristica. In particolare si trattava della rappresentazione della diversità tra due colori, cosa molto importante essendo un fattore critico nell'uso delle applicazioni pratiche. A questo punto il modello del 1976 risolve a questo problema, in quanto la distanza tra due colori determina praticamente l'effetto visivo, che può essere percepito in modo diverso. Ad esempio, un colore in coordinate 0,25 e 0,50 e un secondo colore di coordinate 0,22 e 0,52 avranno ovviamente colori diversi. Si tratta di due verdi che all'occhio umano appaiono uguali, ma in realtà non lo sono. Come si crea il colore? I colori si possono produrre a partire da altri colori in due modi: in mescolanza additiva o in mescolanza sottrattiva. La mescolanza additiva di colori avviene se gli stimoli dei singoli colori giungono invariati all'occhio, dove avviene la mescolanza. La mescolanza additiva quindi è un meccanismo biologico che riguarda l'occhio. Esistono vari tipi di mescolanza additiva: spaziale, in media temporale, in media spaziale. Quella spaziale si ha quando più luci, che indipendentemente produrrebbero diverse sensazioni di colore, si sovrappongono. In tal caso producono una nuova sensazione di colore. Per esempio, se si sovrappongono due luci che, se viste indipendentemente, producono la sensazione del rosso e del verde, la sensazione prodotta sarà il giallo. La media temporale, in questo caso le varie radiazioni colpiscono l'occhio in momenti diversi, ma così ravvicinati che l'occhio ne trae una sensazione media unica. Per esempio, se si fa girare velocemente il disco colorato con spicchi di blu, di verde e di rosso, si ha la sensazione di un colore grigio. Media spaziale, questo è il caso molto comune. Per esempio, i monitor e i televisori si basano sulla sintesi additiva, perché i punti dei fosfori RGB, di cui è fatto ogni pixel, sono vicini, sono così piccoli da essere indistinguibili e nell'occhio dell'osservatore si fondono. La mescolanza sottrattiva avviene quando i rispettivi stimoli non raggiungono l'occhio invariati, ma si combinano prima di raggiungere l'occhio. Questi tipi di mescolanza si ha quando un colore rimuove una parte della luce che arriva da un altro colore. La mescolanza sottrattiva è un meccanismo fisico che agisce prima che la luce raggiunga l'occhio. Il concetto di gamut. Nessuna periferica di computer riesce a riprodurre l'intera gamma di colori che l'occhio umano può vedere, ossia il gamut. In altre parole, una periferica riesce a produrre solo una parte del diagramma di cromaticità, quindi un sottoinsieme. Il monitor produce colori in sintesi additiva a partire da tre primari: RGB, rosso, verde, blu. In realtà il gamut di un monitor è un cubo e la parte triangolare che vediamo nel diagramma di cromaticità è uno spigolo del cubo che spunta dal piano del diagramma. Quindi ogni singolo monitor ha un suo specifico gamut di colori, un proprio insieme di colori producibili, oppure, come si dice, un proprio spazio di colori che, per quanto abbiamo visto, è di tipo sempre RGB, prodotto cioè in sintesi additiva.
Non esiste un singolo spazio RGB, ma una famiglia di spazi RGB di monitor. Ognuno è un po' diverso dall'altro. Un altro modo per dire questo è lo spazio RGB che dipende dal monitor, più in generale dalla periferica a cui ci si riferisce. I colori RGB vengono espressi mediante tre numeri, ognuno dei quali va da 0 a 255. Per quanto si è visto, questi numeri danno colori leggermente diversi su monitor diversi. La stampante produce i colori mediante sovrapposizione di strati di inchiostro semitrasparenti. Se tali inchiostri fossero perfetti, ne basterebbero tre: un ciano, un magenta e un giallo. In pratica se ne usa un quarto, il nero. La sovrapposizione di questi inchiostri crea i colori per sintesi sottrattiva. Ogni inchiostro sottrae qualcosa al bianco della carta. Ma le immagini stampate vengono anche retinate e la vicinanza dei punti del retino produce colori per via additiva. Per questi motivi il gamut di una stampante è completamente diverso dal gamut di un monitor, pur essendo anch'esso un sottoinsieme di tutti i colori che l'occhio umano può vedere. Diversi tipi di stampanti usano diversi tipi di inchiostri e hanno quindi gamut diversi. La stessa stampante cambia il suo gamut se cambiamo gli inchiostri, la carta o altre caratteristiche. Ogni stampante ha il suo gamut e quindi il suo spazio di colori, che in questo caso è uno spazio ciano magenta giallo nero. Non esiste un singolo spazio ciano magenta giallo nero, ne esistono numerosi, uno per ogni stampante. Come nel caso RGB, anche lo spazio ciano magenta giallo nero dipende dalla periferica a cui ci si riferisce. Normalmente il gamut di una stampante è diverso dal gamut di un monitor. In altre parole, la stampante può produrre solo una parte dei colori che produce il monitor. Il problema della gestione digitale del colore. Immaginiamo questo scenario. Lavoriamo sul personal computer con un buon monitor collegato, con programmi tipici di un ambiente grafico, Photoshop, oppure Illustrator, PageMaker, InDesign, Freehand, Express. Stiamo lavorando con immagini e testo. I vari elementi grafici vengono messi a punto sul monitor e dopo averli eventualmente impaginati vengono passati ad un service di stampa e relative pellicole e tutto passa in tipografia, dove avviene la stampa finale, tipicamente in quadricomia su stampante offset. Il problema viene rapidamente risolto alla fonte. Quando si inizia un progetto, se è per il web e quindi che non dovrà essere stampato, si può utilizzare, diciamo, il progetto in RGB allegandoci il relativo profilo di colore. Se invece si sta progettando qualche cosa che poi alla fine del processo dovrà essere stampato, è bene iniziare già all'inizio con il profilo ciano magenta giallo nero, a cui poi ovviamente aggiungere sempre i profili di colore. Il gamut di una periferica infatti può essere riassunto da un profilo. I profili delle periferiche assumono forme particolari nelle varie tecnologie di gestione digitale del colore. Possiamo tuttavia dare una definizione generale. Idealmente il profilo di una periferica è un file che contiene informazioni sul gamut della periferica a cui ci si riferisce. Queste informazioni hanno la forma di una tabella o di un algoritmo che costruisce appunto la tabella dei colori e che permette la relativa costruzione dei relativi colori. Questo è particolarmente utile perché poi quando si andranno a fare delle conversioni, quindi intenti di rendering, è possibile utilizzare vari criteri. Il caso dell'intento colorimetrico. Il più semplice effetto che possiamo richiedere praticamente è il seguente. Se i colori stanno ben, se la situazione è quella che è più o meno descritta, si potrebbe desiderare di stampare i colori stampabili esattamente come sono. Per quanto riguarda i colori non stampabili,
si potrebbe desiderare che questi vengano approssimati al colore più vicino. Poi possiamo effettuare una conversione di un rendering colorimetrico in senso assoluto, che richiede appunto però una corrispondenza di colore esatta. In un determinato monitor del colore, questo deve essere stampabile, se è possibile con lo stesso colore della stampante. E per questo è necessario utilizzare uno spettro di colori, quando si lavora all'interno del monitor, che sia più ristretto, perché appunto si deve tener conto che alla fine della catena ci sarà una stampante. Quindi tanto più si utilizza colori primari semplici, tanto più semplice poi risulterà la relativa stampa, a differenza di quando ci si trova a dover trattare delle immagini particolarmente complesse con tantissime sfumature. Poi abbiamo il rendering colorimetrico relativo, che richiede appunto come l'assoluto una esatta corrispondenza di colore a parte la luminosità, che può essere modificata in modo che tutte le luminosità possano rientrare nella gamma di luminosità della stampante utilizzata. Come nel caso precedente, ad esempio, se l'esatto colore non può essere stampato, viene sostituito con un colore approssimato. Solitamente questo colore ha la stessa luminosità dell'originale, ma diversa saturazione. Nel caso della fotografia, intento percettivo. Per alcuni tipi di immagini, appunto, un rendering colorimetrico non è opportuno. Si tratta in particolare delle fotografie e delle immagini realistiche, rilevate ad esempio da uno scanner. In questo caso i colori devono mantenere le loro posizioni cromatiche relative e non è accettabile che alcuni colori vengano resi esattamente in altri solo in modo approssimato. Tutti i colori, anche quelli che potrebbero essere stampati come sono, devono essere modificati proporzionalmente in modo da poter entrare nel gamut di destinazione. Quando queste immagini verranno stampate, i colori saranno diversi ma proporzionali a quelli originali, e l'occhio potrà compensare la differenza di gamut rendendo simili le due immagini. Questo metodo di rendering è detto percettivo. Poi abbiamo infine l'intento di saturazione. Esiste un terzo caso particolare ed è paradossale, il caso in cui la precisa corrispondenza di un colore ha poca importanza. L'esempio canonico è quello dei grafici statistici, in cui è più importante che il colore sia vivo, saturo, piuttosto che esattamente uguale all'originale. L'intento di rendering di saturazione richiede appunto che nella trasformazione da gamut a gamut venga mantenuta il più possibile la saturazione del colore, a spese eventualmente della luminosità e della tinta. Potrebbe poi essere utile modificare il gamut di una stampante, ad esempio inkjet, in modo per farla contenere almeno in parte il gamut dello spettro di una stampante offset, in modo da simulare sulla stampante inkjet il risultato finale di quello che si poi alla fine si potrà avere con una stampante offset. Questo permette di ridurre praticamente gli errori e i costi di stampa, perché tutte le relative prove di stampa si possono fare su una stampante normale a colori, avendo avuto la cura di modificare il suo profilo di stampa per renderlo uguale a poi alla offset, che dovrà poi alla fine generare la produzione di il prodotto finito. Questi ovviamente sono tutti problemi pratici, esempi di problemi pratici relativi alla stampa, ma per hobbisti che si dilettano all'interno del web, i problemi di stampa praticamente non esistono, dato che tutto rimane in digitale all'interno dello spettro RGB.